Ventunesima relazione del commissario straordinario per le persone scomparse, c'è un dato, ma anche una denuncia davvero inquietante, quello che si riferisce all'esercito di persone scomparse, circa 59.000 persone, sono uomini, donne e bambini. Abbiamo intervistato la commissaria straordinaria Giuliana Perrotta, sentiamo Milena Minutoli. Scompaiono improvvisamente inghiottiti dal nulla. Di loro resta un nome e un cognome, gli abiti che indossano e gli appelli angosciati delle loro famiglie che li attendono. Alcuni per giorni, per anni, altri piangono il proprio caro davanti a una tomba vuota. Sono gli scomparsi, un esercito di uomini, donne e bambini di cui non si ha più traccia e il fenomeno è in costante aumento. Dal 1974 ad oggi sono oltre 236.000 le denunce di scomparsa, 177.000 le persone ritrovate, 59.000 quelle ancora da rintracciare. Quando una persona scompare, la cosa principale è fare la denuncia ed è necessario anche che in sede di denuncia si sia più precisi e dettagliati possibili, perché quello è il momento in cui i dati vengono poi messi nel sistema e si iniziano a effettuare le ricerche. In Italia il maggior numero delle persone scomparse sono i minorenni stranieri. Il 67% delle persone da rintracciare sono minori stranieri. È il cosiddetto fenomeno dei minori stranieri non accompagnati che noi si è verificato soprattutto negli anni dal 2015-2017. Vengono poi accolti in strutture dedicate, ma come per i migranti maggiorenni la maggior parte si allontana da queste strutture. Secondo l'Europol, in Europa scompaiono ogni anno 10.000 minori stranieri. Sono 90.000 le donne e le bambine scomparse dal 74, di cui 1.020 ritrovate prive di vita, mentre solo in questi ultimi 6 mesi sono sparite nel nulla oltre 2.200 persone di sesso femminile. Il commissario straordinario si occupa anche dell'identificazione dei corpi di migranti annegati nel Mediterraneo. Attività che non solo ha una valenza di tipo etico e scientifico, ma anche sotto il profilo dell'ordine e sicurezza pubblica per i risvolti che può avere in materia di tratta degli esseri umani, di furto di identità e di quant'altro. Alcuni scompaiono perché vogliono scomparire, altri si perdono, altri vengono rapiti, ma tutti hanno bisogno di qualcuno che vada a cercarli.